E infatti questo dice, lei stava spiegando che è il seguito di un libro. Buonasera, benvenuti, un altro appuntamento delle conversazioni a Scicli. Decima edizione, lo ricordo, 2023, e questa sera l'appuntamento particolare è piacevolissimo, anche perché si tratta di nuovi amici che conosciamo, altri già li abbiamo come concittadini. Ecco, l'autrice del libro di stasera viene sì dal nord, però è anche scillitana, ecco, da alcuni anni. Ecco, Marisa Fumagalli, giornalista del Corriere della Sera, e ormai si è inserita molto bene nella nostra comunità. Ed è autrice di un libro che si annuncia molto interessante, Mio padre è un prete. Ne parliamo stasera, ne parliamo con ospiti che hanno... Giusto per precisare. dicevo quindi, ne parlano critici che... sanno dialogare sulla letteratura, sulle novità editoriali, e sono anche, come dire, delle eccellenze sul piano della comunicazione, quindi abbiamo il piacere intanto di avere con noi il caro grande fotografo Giuseppe Leone, amico del Brancati e della città. Poi c'è con noi Concetto Presti Filippo, e c'è anche applauso di benvenuto, c'è anche Andrea Giuseppe Cerra, che mi ricordava che è stato già qui con noi al Brancati qualche anno fa con Granata, con Fabio Granata, quindi un gradissimo ritorno. Quindi un saluto a tutti e godiamoci allora questa serata, questa bella conversazione, questa presentazione. Passo grazie. Il microfono grazie. A siamo dati dei tempi e dei modi, con un concetto, saremo brevi, entro i 60 minuti potete chiamare i carabinieri. Quindi, grazie al Movimento Culturale Vitaliano Brancati che ha voluto e ha permesso che questa iniziativa si tenesse qui, e inizialmente l'aveva immaginata, e idealmente questa presentazione chiude il ciclo di primavera estate degli incontri organizzati dalla fotogalleria di Giuseppe Leone. Io sono passatista come sa Andrea, quindi dico fotogalleria e non fotogallery. E con noi questa sera l'amica Marisa Fumagalli, che ormai, come ha detto il presidente, che ringrazio, è scicitana d'onorem, e l'amico Patrozzo Concetto Presti Filippo e il maestro Leone. Perché siamo qui? Perché questo libro è un pamphlet eterno, perché il tema del rapporto con la sessualità, l'amore e l'abito talare è un tema che si ricorre nella tradizione di sempre.
E potrebbe partire questa presentazione con un momento vintage, con una canzone dei Giganti che diceva: tema, ti chiederanno cosa pensi dell'amore. E quindi potrebbe essere anche questa una riflessione legata al testo. Il volume di Marisa non nasce per caso, è frutto di una serie di attività che le ha condotto da cronista e poi da inviata del Corriere della Sera, che Marisa è a via Solferino dal 1985. Ma sono vecchia. No, vintage. E di recente abbiamo fatto con un'altra amica, con Fernanda Roggero a Catania, una conversazione a proposito di cosa significa essere giornalisti oggi, dove purtroppo per le nuove categorie si fanno i pezzi a 4 centesimi a riga, come sappiamo, anche gratis, nel caso di Concetta anche gratis. Questo volume è in qualche modo il prosieguo ideale di un bellissimo testo che fece Marisa e che noi oggi abbiamo in doppia edizione. Marisa ha l'edizione, quella chiaramente, avendola fatta lei, la prima, e questa è quella pocket. Marisa Fumagalli, Le donne dei preti, storie vere di amori in Vaticano. Il primo titolo era Amori, drammi e trasgressioni. Infatti, è lo stesso. Tra l'altro, libro che potrebbe immaginarsi come provocatorio verso l'istituzione chiesa, invece all'epoca il libro fu anche positivamente recensito dall'Osservatore Romano. Sì. Quindi questa testimonianza del lavoro che ha condotto Marisa, rispettando quello che è uno dei crismi principali della cultura dell'essere giornalista di cronaca, cioè rispettare la posizione dell'altro che viene in quel momento intervistato e non esprimere giudizi nostri, giudizi di valore. E questo è anzitutto l'obiettivo che si è posto Marisa, e tra l'altro il volume viene accompagnato da una interessante postfazione di una studiosa che si è occupata per tanti anni di questi temi, dalla duplice veste di giornalista e di storia, che c'è Lucetta Scaraffia, che ha ritenuto questo volume essenziale. Tra l'altro mi piace ricordare una frase che lei ha sottolineato: un libro che rivela le vite difficili delle creature nate da questi rapporti proibiti, alle quali si cerca di negare anche il diritto di conoscere le proprie origini. Costituisce un contributo importante a questo percorso di verità, alla lotta contro la menzogna e l'ipocrisia, perché mio padre è un prete è anche un omaggio alla rottura di un cliché per il quale automaticamente i figli e le figlie di chi nasce da questi cosiddetti rapporti proibiti non dovrebbero accettare tout court il rapporto con la loro genia, con i loro genitori. In realtà Marisa invece ci racconta tante interessanti storie anche di Sicilia. Una ce la racconterà lei, la storia di Carmelo a Belmonte Mezzagno, di chi, assunta la consapevolezza che la propria nascita è venuta da un rapporto nel peccato, si potrebbe dire, ha accettato invece di buon grado l'esistenza di chi ha continuato, ha proseguito la sua esistenza in un'altra veste, non soltanto in quella di uomo o donna di chiesa. E ci eravamo detti con Concetto che avremmo, per un fatto anche di grande omaggio a Peppino Leone, fatto intervenire prima Peppino e poi proseguiremo nella nostra chiacchierata. Grazie a tutti. Io ho poco da intervenire, perché devo ringraziare Centro Brancati di averci ospitato, perché la presentazione di questo doveva avvenire a Ragusa, nella mia galleria. Perché noi abbiamo incominciato da un pezzo, tutta una serie di presentazioni di giornalisti, sia di Repubblica, sia vari autori, di rilanciare anche un punto di incontro come questo dei Brancati, che è veramente notevole, che io conosco da tanti anni e che abbiamo anche un ottimo rapporto. E abbiamo incominciato questo dialogo. Naturalmente si doveva fare oggi a Ragusa, ma Ragusa in questo periodo è un deserto. Difatti il mio amico Enzo Di Pasquale mi dice: ma a chi invitiamo che sono tutti al mare? È una delle peggiori, diciamo, flagelli che sta subendo questa città in una maniera incredibile, dove non c'è veramente la possibilità neanche di dove poter andare a mangiare. È una cosa incredibile. Difatti io ti ho invitato a venire a Ragusa di settimana, almeno si va in qualche posto e si cerca di uscire, ma l'estate a Ragusa sarà, non voglio sparlare troppo, Ragusa è la mia città, l'ho amata, continuo ad amarla, ma che purtroppo sta subendo una flessione terribile. Ed è un piacere che il Brancati ci abbia ospitato, e vedo soprattutto una partecipazione umana
non indifferente. E questo è sempre stato, io dal giocando su Scigli ho lavorato tantissimo, quando facevo i matrimoni avrò sposato mezzo Scigli, insomma ho fatto di tutto per questa città, perché è una città straordinaria, pericolosa, e io pericolosa, no, mi scusi, ho sbagliato la frase, è una città però con il problema che possa subire quella flessione che stanno subendo tante città, che veramente Ragusa non meritava assolutamente. Comunque sono felicissimo di ritornare a Scigli, difatti stamattina dopo tanti anni che non facevo matrimoni, il matrimonio ieri di Antonio Sellerio, il famoso editore Sellerio, che mi ha pregato, ti prego devi farmi il matrimonio, e sono stato proprio al Palazzo Comunale nella casa del commissario Montalbano, che era la gallina delle uova d'oro proprio della casa di Gigio Sellerio, una cosa simpatica, molto bella, e che per me è stato un revival dopo tanti anni che non ho fatto un matrimonio, e poterlo fare con una persona con cui ho lavorato tanti anni, perché io con la casa di Gigio Sellerio ho lavorato per almeno 25 anni, un rapporto umano e di qualità che non posso assolutamente dimenticare. Sono felicissimo intanto di avere, diciamo, la Roma Galli qui, questo personaggio straordinario che possiamo fare, ma che tutti si stanno innamorando di Scigli, e a Ragusa che cosa resterà? Io sto facendo di tutto per rilanciarlo, ma spero, insomma, che si possa riprendere, o una galleria dove è l'unica galleria fotografica degna che si possa chiamare tale in Sicilia, ma che purtroppo abbiamo problemi di mancanza umana. Dove sono i ragusani? Dove è la partecipazione del pubblico? E io ringrazio tantissimo Scigli, e questo è il centro Brancati che veramente si muove a livello. D'altro canto qui gli amici miei di Scigli sono stati un'infinità, e ho lavorato tanto, e spero, insomma, di poter continuare questo piano. Grazie. Grazie. Grazie Peppino, e a proposito di revival faccio una domanda e poi passo la parola a Concetto che entrerà in medias res. Marisa, noi abbiamo parlato tante volte di come siamo arrivati a questo libro, tra l'altro è bella, mi fa piacere ricordare che il volume è legato a molte storie meridionali ed è pensato nel Mezzogiorno. Il volume è pubblicato da una casa editrice Rubettino, che si trova in un piccolo borgo della provincia di Catanzaro, Soveria Mannelli, un paese di 3.000 abitanti dove 100 persone lavorano in questa casa editrice, e il libro è interamente pensato e prodotto lì, è una cosa incredibile. Voi andate in un posto, c'è una sola strada principale, è l'unica, e poi c'è questa casa editrice e un lanificio, e in questo enorme immobile di proprietà della famiglia Rubettino un segretario di scuola nel 1972 ideò questa casa editrice, e oggi la Rubettino è un patrimonio dell'editoria italiana. E mi fa piacere che con Marisa abbiamo condiviso assieme anche questa vicenda umana e intellettuale. E la prima domanda, che è la domanda più banale, ma è quella con cui iniziamo. Come arrivi a questo libro? Perché prima hai fatto altro. C'è stata anzitutto un'esperienza da inviata in un paese lontano da qui, al caldo. Sì, in effetti, buonasera a tutti. Questa premessa è indispensabile, per tanto una premessa della premessa: io sono una cronista, non una vaticanista, no, perché trattandosi il tema, magari qualcuno può pensare che sia un no, io ho sempre fatto cronaca di tutto, nera, bianca, ma mai, diciamo, da vaticanista. Allora, perché escono questi due libri? Partiamo dal primo, era cos'era, il 94, 90, sì, 94 credo, e c'era, viene la notizia che c'è un convegno a Rimini, e riviene a Romagnola, di preti sposati, cioè sprettati ovviamente, perché è celibato obbligatorio per la Chiesa romana cattolica romana. E c'è un'associazione che c'è tuttora, Vocatio, che riunisce appunto questi preti. Il Corriere mi dice, vai, senti, io parto e vado a Rimini. E mi trovo di fronte a una realtà che, vabbè, sapevo, orecchiavo, ma non conoscevo chiaramente. Quindi ascolto questo convegno, le storie. C'erano ovviamente vari preti sposati e anche alcuni con delle amanti, perché chiaramente non era, quindi clandestini,
Scusate, e a un certo punto io mi dico, ma questo non è un articolo, è un libro, cioè l'ho subito, quindi alla fine del convegno, prima di scrivere il mio pezzo, avvicino il presidente, che tanto è morto un po' di anni fa, il presidente di allora, e dico, mi scusi, dico, ma se io dovessi fare un libro dal vivo, cioè un'indagine su questo tema, lei sarebbe disponibile a mettermi in contatto con le persone, preti, mogli, ma anche le amanti, anche perché volevo il concetto etica le donne dei preti, che cosa significa amare un prete, quali sono poi le conseguenze reali, quindi diciamo parlano anche i preti, ma è dalla parte delle donne se vogliamo, e lui mi dice sì sì eccetera. Allora io torno a Milano, ovviamente scrivo il pezzo del convegno e subito lavoro all'idea, proprio l'ho enucleata, ho fatto una scaletta e a un certo punto a chi la propongo? Parlo con un collega di un altro giornale e mi dice proponi la Baldini e Castoldi, che adesso è della Garbi, allora era di Dalai, Alessandro Dalai, no? E dico ed era lui personalmente che trattava, io chiedo un appuntamento, lui mi riceve e io vado lì, dico l'idea, gli faccio vedere la scaletta e cosa quasi più unica che rara, mi dice questo libro si fa subito, non avevo ancora scritto niente, era solo un'idea, lui ci ha creduto immediatamente, poi mi ha fatto il contratto e io ho ovviamente chiamato il tizio, mi ha dato tutti i contatti, ho girato per l'Italia, adesso chiudo perché passo all'altro, e ho fatto questo libro. Tra l'altro, solo una citazione, c'era una coppia che era presente al convegno, che allora erano fidanzati, diciamo, no? E poi, mentre io facevo il libro, cioè si sono sposati in Puglia, io sono andata al loro matrimonio, e quindi nel capitolo parlo di loro, il loro matrimonio, poi con delle cose un po' esilaranti di lui che mi diceva, io prima di incontrare questo in realtà ero già un prete piuttosto, come dire, insomma, aveva fatto delle cose diciamo non da prete, poi si è incontrato questa, si è innamorato e sono sposato, quindi esce questo libro, va bene direi, perché poi 2 anni dopo hanno fatto l'edizione dei Tascabili questa, ma la cosa curiosa è stata questa, che dopo questo, perché poi c'è, arriviamo proprio al secondo, dopo il libro io comincio a ricevere lettere di donne, anch'io amo il mio parroco, io di telefonate, una addirittura dalla Sardegna mi piangeva al telefono e io gli ho detto guardi io sono una giornalista non una psicologa, quindi non so che cosa dire, ma per dire, cioè, e il mondo si è ampliato. Tra le telefonate mi ha chiamato un prete sposato di, che non era a convegno, di Como, Miragoli, che è quello che ha fatto poi la prefazione di questo, un signore che poi faceva l'imprenditore con moglie e figli, che però aveva mantenuto un rapporto con questo mondo passato attraverso una sorta, io adesso non so se blog o comunque raccoglieva testimonianze, sfoghi eccetera eccetera. Con questo Miragoli nel tempo ogni tanto ci sentivamo, intanto quando passava a Milano per lavoro mi chiamava, facevamo 2 chiacchiere, un caffè, finché un giorno di qualche anno fa lo rivedo e mi racconta la storia di una figlia, di una suora che si era sfogata con lui, poi i figli. Allora io dico, Ernesto, dico, quasi quasi si potrebbe fare i figli dei preti, no? Perché no? E quindi anche il secondo, in questo caso con l'aiuto di lui, poi dopo delle altre ricerche le ho fatte io, è venuto fuori questo secondo libro, che però il concetto e il taglio è simile al primo, cioè non è un taglio da appunto ma soprattutto sono testimonianze, io non mi metto a dare giudizi, posso pensare che sia ovviamente il mio modo di pensare rispetto a questo, però sono storie vere, allora era cosa significa amare un prete, in questo caso è cosa significa essere figlio di un prete o di una suora o di tutte e due, scoprirlo e poi dopo vivere questa situazione. Perché nella maggioranza dei casi, quando lo vengono a sapere, è un trauma questi ragazzi. C'è qualche caso positivo, nel caso dei due di Palermo, che è l'ultimo capitolo, invece loro hanno vissuto, direi, molto bene questa... sono stati bravi genitori, voglio dire, comunque hanno vissuto assolutamente bene questa,
diciamo, paternità e maternità, così come un caso di un veneziano, stessa cosa, però la maggioranza è una situazione difficile, alcuni lo sanno ma devono chiamare, lo conoscono, devono dire che è lo zio, la madre lo pure glielo dice quando ormai sono adolescenti, e sono storie pazzesche. Ce n'è una che è molto molto grave, scusami un po' d'acqua vorrei, sì. È questo. Col caldo mi faccio, scusate. Questa è quella più drammatica di questo ormai quarantenne o tra quarantenne romagnolo Eric Zattoni, sono stata a casa sua, cioè questo qui è figlio di un parroco che ha stuprato una quattordicenne. Ma la cosa pazzesca è che questo parroco, non, finché gli ha potuto fare la prova del DNA, ma è una storia molto, non ha mai ammesso, mai, fino a che l'hanno costretto, non solo, ma addirittura è andato a dire che poteva essere stato il fratello della mamma, che era anche un seminarista che poi ha mollato il seminario, insomma una storia pazzesca, ma che poi ha risolto il figlio, cioè sostanzialmente il figlio, adesso io salto tutto il resto, diventato lui adulto, che la mamma poi vabbè non se la sentiva più di, lui stesso ha andato da un avvocato, un tribunale eccetera, perché voleva dimostrare questo. Il parroco negava, i vescovi, un delirio, e tra l'altro la prova del DNA obbligatoria per sapere è possibile solo dal 2006, cioè prima uno si poteva sottrarre, passato il 2006 quando questo ragazzo ha cominciato a intentare la causa, a quel punto lì il prete, il parroco ha dovuto fare la prova del DNA, come si sapeva era praticamente suo padre, ma una cosa che a questo ragazzo non ha mai digerito, che poi in realtà questo ha fatto il parroco fino alla fine, poi è andato in una casa di riposo, perché lui avrebbe voluto, sto ragazzo, brutalmente che lo spretassero, perché dice, dopo che ha fatto questo, mai raggiunto, e alla fine non solo, è morto in questa casa di riposo, e lui mi raccontava che lui non è andato al funerale, però gli hanno raccontato che il funerale c'erano vari preti, cioè tutto come niente fosse. E questa è, devo dire, la storia più di quelle che ho raccolto io, più drammatica. Poi dopo invece c'è una storia, c'è la storia di una, in questo caso è una romana, Francesca D'Arima, questa signora ormai penso ci sia ancora, ma quando l'ho intervistata io aveva già più di 80 anni, qualche anno fa. Questa in realtà è figlia di un aristocratico romano che ha messo incinta una, peraltro pare fosse addirittura sua figlia naturale, che poi hanno fatto monaca. Non so, qui stiamo parlando di anni passati. E questa non è mai, lei ha sempre cercato, non è mai riuscita a vedere questa madre, ma lei ha fatto di ricerche, poi aveva saputo che era in un convento di Aosta, è andata, gli ha fatto la posta, non è mai riuscita, ovviamente poi la madre quando l'ho vista io sarebbe stata ultracentenaria, quindi è morta di sicuro, perché poi l'hanno mandata in India, insomma di tutto, però questa infatti lei si è definita l'ostinata di Dio, nel senso che, quindi sono storie di questo tipo, che storie di vita, ecco, tengo a sottolineare questo, storie di vita, poi c'è quella di la ragazza che invece pensava che il padre non fosse, che la madre si fosse separata, e ha scoperto che invece era un prete, quando lei andava a Genova, andava quando era una ragazza, ma non entrava dalla canonica, dalla chiesa, insomma entrava in una casa che faceva una casa normale, invece poi dopo, adesso ti taglio, perché ha scoperto che era una canonica, e questo è prima negato, poi ha detto di sì, insomma è un mondo veramente che sconvolgente. Dopodiché certo, allora c'è da chiedersi, ha senso il celibato, non ha senso, vabbè, però questo ripeto, io non sono una vaticanista, però sicuramente le testimonianze fanno riflettere molto.
fatto, questo ve lo posso dire, sia nel primo libro, che non è oggetto di questo dibattito, e questo perché diciamo il tema, i temi in qualche modo si sovrappongono. Ah, volevo precisare questo, io ho volutamente, nel senso che non era nel tema, il tema della pedofilia, di questa cosa, non l'ho, sì forse l'ho accennato a un certo punto, ma non è il tema del libro. Qui è proprio, io sono figlio, cosa significa scoprire che sei figlio di un prete o di una suora o viceversa, o tutte e due, e la tua vita come va? Ecco, poi dopo l'altro, perché il tema della pedofilia adesso è molto... molto attuale, però qui non è il tema di questo libro. Scusate, per il momento mi fermo qui.